Buonasera a tutti, grazie al pubblico intervenuto e a voi che avete sfidato anche questo caldo agostano del tutto insolito anche per noi. Il libro che presentiamo stasera è un libro di Giuseppe Baldessarro, giornalista, inviato di Repubblica, autore prima di questo libro di molti altri fortunati libri. Ha ricevuto numerosissimi premi per la sua attività giornalistica, è uno di quei giornalisti, di quei cronisti che quotidianamente stanno sul campo e che dalla nostra regione cercano di raccontare la nostra regione. Il libro si chiama Questione di rispetto, Baldessarro è l'autore, mentre Gaetano Saffioti, che è qui alla mia sinistra, ne è il protagonista. Questo libro è la sua storia. È la storia di un uomo, sostanzialmente della sua lotta alla cultura mafiosa. Gaetano Saffioti è da più di 15 anni sotto protezione e ha scelto però di rimanere nel suo paese d'origine, Palmi, in un contesto sicuramente difficile. La sua storia è quella che in un altro territorio sarebbe potuta essere una storia di sudore, di fatica, ma anche poi di sacrifici ripagati, di successi, di crescita, di sviluppo. Per quelle strane pieghe che prende molto spesso dalle nostre parti, invece, la storia diventa un'altra storia, una storia più complicata, che lui stesso, insieme a Giuseppe Baldessarro, ci ricostruirà, ci racconterà. E quella storia che vede Saffioti dapprima titolare insieme ai propri familiari di un frantoio per la molitura degli ulivi sempre a Palmi e poi di un'impresa edile un po' più grande. Il frantoio, dice lui, era stato generoso con noi, con la nostra famiglia, ma lui anche con la sua visione si era reso conto che in futuro forse non era più bastevole per far vivere tutta la famiglia e tutti i collaboratori, e quindi aveva immaginato e ha immaginato di tentare una strada più in grande, una strada di imprenditoria, scegliendo di operare in un settore anche qui molto complicato, che è il settore del movimento terra. E questo libro, grazie al bel racconto che Baldessarro riesce a intessere, è la storia di un uomo che si racconta e ripercorre la propria storia mentre è in attesa di deporre nelle udienze del processo scaturito dalle sue dichiarazioni contro i mafiosi. È una storia intima prima di tutto, perché è la storia delle esperienze vissute da un bambino, è la storia delle paure, delle angosce, delle speranze di un testimone di giustizia che ogni giorno si deve rinterrogare e interrogare su quello che ha fatto. Lui ricorda come il suo primo incontro con l'andrangheta lo ha avuto ad 8 anni, quando il padre lo fa rientrare con urgenza da un campo estivo in montagna dove era andato avendolo appunto avuto per meriti scolastici. Gli ndranghetisti avevano chiesto al papà il pizzo, il padre, minacciando appunto che se non avesse pagato il pizzo avrebbero ucciso Gaetano. Il padre, pochi giorni dopo l'inizio di questa vacanza, va a riprenderselo, non dicendo ovviamente a Gaetano la verità, e Gaetano sarà convinto fino alla morte del padre che il papà gli aveva tolto quei pochi giorni. È una cosa che lui da bambino chiaramente non perdonerà al padre. Ecco, questo è stato il suo primo incontro con l'andrangheta. C'è poi la storia appunto di un'impresa, di un papà che muore giovane, del suo papà che muore giovane, quindi lui, la sua famiglia, sua madre non hanno il tempo per piangerlo, ma devono rimboccarsi le maniche e devono tenere testa non solo ai problemi del lavoro e della crescita che un'azienda ha, ma devono tenere testa anche a loro, a tutti gli altri che, come ricorda pochi giorni dopo la morte del padre, si fanno comunque vivi per continuare a chiedere alla madre il pagamento del pizzo secondo le regole che appunto governano quel territorio. Gaetano vive un inferno fatto di incontri con padrini latitanti, visite minacciose, mizzari, blitz improvvisi nei cantieri, fin quando si stanca di subire, si stanca di pagare e decide di prendere il proprio destino in mano, decide di prendere la propria vita in mano, decide di essere un uomo libero, decide che non vuole più oltrepassare quel confine che lui dice a volte non si vede, ma che molto spesso sorpassiamo, e tutte le volte che lo sorpassiamo e non ce ne rendiamo conto stiamo in qualche modo entrando a far parte noi stessi di quella cultura mafiosa. Racconta la sua ultima sera di libertà, l'ultima sera prima di andare a denunciare,
si prende il lusso di fare un bel giro in moto con sua moglie e il giorno dopo all'alba va a deporre contro i mafiosi. Ci sarà un processo duro da affrontare, ci saranno le guerre psicologiche, le provocazioni che non solo dagli 'ndranghetisti ma un po' da un'intera società civile gli arriveranno. C'è il rapporto controverso con lo Stato e con i suoi organi e c'è una storia di passione per il lavoro, di senso di autonomia, di libertà che ogni imprenditore libero si porta dietro e che è chiaramente incompatibile con le logiche mafiose. Lui dice: non bastava pagare, dovevi accontentarti delle briciole, ti sentivi un estraneo a casa tua, guardavi i mezzi fermi nei piazzali, gli operai a spasso e ti sentivi portar via l'anima sapendo che il lavoro c'era ma non era per te. La cosa che lui racconta e che fa anche riflettere è che quella scelta, che è una scelta appunto di libertà, di autonomia, di respirare aria pulita dopo anni di complicazioni, diventa per la società civile che lo circonda una scelta incomprensibile, perché Gaetano era un uomo mite, un uomo da cui nessuno si aspettava che avrebbe potuto mettere in discussione le regole di un'intera società civile, che sono fatte spesso anche da legami agnostici, insomma da legami in cui ognuno fa i propri affari, ognuno ha le proprie convenienze senza rendersi conto che in qualche modo si sta alimentando quella cultura mafiosa. Lui si definisce un eroe della normalità, un eroe che si riprende la normalità dopo aver appunto sconfinato nella normalità. E c'è anche in questa vicenda la storia di come i fenomeni criminali possono depauperare un territorio ricco, un'impresa ricca, una capacità di creare. Saffioti era il più bravo nel suo lavoro e lo sapevano tutti. Era difficile che un altro si aggiudicasse quegli appalti, facesse quei lavori e fosse più bravo di lui, riuscisse a fare le cose meglio di lui. Allora qual è la strada? La strada è quella di partire al suo assalto, partire all'assalto di chi sa fare e pezzo pezzo smontarne quella capacità di fare. E se ci riflettete, questo può essere anche questo una parabola di quello che è la nostra, di quello che è la nostra storia e di quello che è la nostra territoria, del nostro territorio. Oggi, per parlarne qui, abbiamo deciso di discuterne con Mario Caligiuri, che è vice sindaco, è professore universitario ed è anche uno studioso di intelligence. L'intelligence è quello strumento che abbiamo per in qualche modo contrastare questi fenomeni. Non a caso in questa rassegna parleremo di fenomeno criminale, parleremo anche di terrorismo internazionale con Giovanna Pancheri, con un'altra giornalista che abbiamo invitato a parlare in questo contesto. E poi naturalmente con Peppe Baldessarro e con Gaetano Soffiato. Io li ringrazio entrambi per essere qui, li ringrazio entrambi per aver voluto dare corpo a questo libro, anche perché il loro esempio, l'esempio di un giornalista libero e l'esempio di un uomo libero come Gaetano Soffiato, sono un racconto che può essere utile non a tutti noi naturalmente, ma in particolare alle nuove generazioni. Do la parola a Mario. Grazie. Allora, prima di tutto buona serata e vi porto i saluti del nostro sindaco Leonardo Siriani, che è impegnato per attività amministrative e mi ha pregato di rivolgere ai nostri ospiti e a tutti voi i saluti più affettuosi. Devo ringraziare prima di tutto i nostri ospiti, a Gaetano Saffiote e a Peppe Baldassarro, che sono qui in questo pomeriggio, e Florindo Rubettino, che ha voluto che fossero qui. Devo ringraziare in modo particolare il professore Florindo Rubettino, che è anche consigliere comunale, di questa scelta, di aver individuato tra i titoli del suo catalogo questo libro così speciale, questo libro così significativo, questo libro così pedagogico, che proprio nella nostra comunità, in questi tempi, in questi anni, è importante rileggere, capire e conoscere. Allora, questo libro viene presentato nell'ambito di Essere a Soveria, che è una manifestazione estiva inventata nel 1988. Nell'88 in Italia
presidente del consiglio era Ciriaco De Mita, che a proposito sarà qua a Soveria Mannelli il 25 di agosto. Presidente della Repubblica era Francesco Cossiga. Papa era Giovanni Paolo II. Presidente degli Stati Uniti d'America era Ronald Reagan e segretario del Partito Comunista Russo era Mikhail Gorbaciov. Puntammo subito sulla cultura, con una visione precisa. La cultura non è né di destra né di sinistra, è in alto. E grazie alla presenza di una delle più importanti case editrici d'Italia, che è la Rubbettino, abbiamo sviluppato questa pista. Tra l'altro, nella nostra comunità in quegli anni si svolgeva un premio molto importante, nato dall'ingegno, dall'inventiva, dalla volontà di Rosario Robettino, il nostro compianto editore, e di Don Natale Colafati, il nostro compianto pastore. E si chiamava Cariglio d'Oro. E quell'anno lo demmo a un soveritano, che era primario a Bologna, Francesco Chioto. Ebbene, le coincidenze sono sempre in agguato. Il primo premio, il primo anno, lo assegniamo nell'84 a Leonida Repaci di Palmi, come te. L'ultimo, nel 92, a Pino Arlacchi, quello che intuisce per la prima volta come la mafia potesse diventare imprenditrice. Allora inventammo una formula che poi è stata copiata da tutta l'Italia, cioè per ogni giorno del mese di agosto almeno un appuntamento. E ne organizzammo decine. Già l'anno dopo venne Vittorio Sgarbi, allora sconosciuto ai più, che fece cadere un muro, poi alla fine di un muro parleremo, e che fece cadere il muro di Soveria. Cioè Soveria era ignota al grande pubblico nazionale e grazie alla presenza di Sgarbi cominciammo a essere noti. Nel 97, 20 anni fa esattamente, inventammo, grazie a un assessore particolare, l'assessore al dissolvimento dell'ovvio, che era Giordano Bruno Guerri, la prima notte bianca d'Italia, e la ricorderemo proprio in questo periodo. La seconda circostanza è che stiamo presentando un libro. Un libro è un simbolo di cultura, il libro è fatto di parole. E le parole sono fondamentali per ricostruire il senso della realtà. E bisogna leggere, perché chi legge conosce più parole, chi conosce più parole ha più idee, chi ha più idee ha una visione del mondo. Ed è importante riconquistare la realtà in una disinformazione permanente e in una ignoranza di massa all'interno della quale noi siamo immersi. Ma le parole poi, in definitiva, sono l'essenza dei sogni. E Soveria è voluta diventare, grazie anche all'impegno di un giovane consigliere comunale, Giovanni Paola, città del libro, e siamo noi la città della Rubbettino. Quando vado in giro per l'Italia e mi dicono di dove sei, dico sono di Soveria Mannelli, la città della Rubbettino, quindi una casa editrice che dà identità al luogo. Altro aspetto, che questo non è un libro qualsiasi. Questo è un libro che parla di legalità, che è un termine abusato quanto gli altri mai, caro Peppe. E però il tema della legalità, il tema della criminalità, è il problema dei problemi, è la causa delle cause del sottosviluppo meridionale. Il mio non è un giudizio politico, non è un giudizio etico, non è un giudizio culturale, è un giudizio tecnico. Il Censis, in una ricerca di qualche anno fa, ha dimostrato che lo sviluppo delle regioni del sud sarebbe identico a quello delle regioni del nord se non ci fosse la criminalità organizzata. Così come in un saggio pubblicato nel 2012 sull'IMES, una rivista di geopolitica, firmato da Andrea Resu e Morris Gasparri, si dice che l'Italia è diventata a destinare uno stato mafia per il consumo della droga, per lo scioglimento dei consigli comunali, per l'ampliamento dell'area grigia, dove tutto diventa indistinguibile. Poi Eckhard Werterbach, alla fine degli anni 90, era il capo
dell'intelligence tedesca, e diceva, caro Gregorio, che il XXI secolo sarà distinto da una lotta senza quartiere tra stati legali e poteri criminali. Ora si verifica quindi oggi uno scontro asimmetrico con la criminalità e il terrorismo, ma non c'è dubbio e non c'è paragone tra la pericolosità della criminalità e quella del terrorismo, non c'è paragone. Tenete conto che, per esempio, le possibilità di morire in Occidente per attentati terroristici è 3 volte inferiore alle morti che si possono verificare nelle vasche da bagno, mentre la criminalità è dappertutto. E in questa simmetria dello scontro, dove la criminalità si muove su base globale, come il terrorismo, e gli stati si muovono su base nazionale, con le barriere nazionali, con le leggi, con carenza di risorse, con strutture burocratiche e organizzative, e poi con la simmetria, dal mio punto di vista, più profonda, la simmetria delle élite. E su questo poi magari gradirei una vostra riflessione, un vostro commento. Le élite in democrazia vengono scelte in 2 modi. O attraverso le elezioni, che sono ovviamente segnate dal marketing, dagli investimenti pubblicitari, dalla visibilità, e attraverso i concorsi. Vengono scelti i migliori attraverso queste procedure? Come vengono scelte le élite nelle organizzazioni criminali? Vengono scelte nelle organizzazioni terroristiche, in base all'efficienza delle rispettive organizzazioni. Perché se tu là non sei capace, o viene ammazzato o viene arrestato. Con élite individuate in modo così diverso, in un confronto tra queste élite, cosa succede? Allora è evidente che questo diventa un tema decisivo per il futuro delle democrazie del XXI secolo. Il 4° aspetto, e poi vado nel merito del problema, è la centralità dei comuni. I comuni sono il primo livello sia del buon governo che del cattivo governo. Sono il primo livello decisivo. In questa comunità, non a caso, noi siamo probabilmente l'unica, una delle poche d'Italia, di 3.000 abitanti, che ha una compagnia dei carabinieri. Saluto il comandante dei carabinieri che è qui stasera insieme con noi e che segue i nostri lavori. Perché abbiamo pensato che la sicurezza è la premessa di tutto il resto. Tutto il resto viene dopo. Così come anni fa mandammo i nostri giovani a San Patrignano, perché per vedere dal vivo cosa significava l'incubo della droga. E così come abbiamo sempre puntato sul tema della cultura, per aprire la mente. Esercizio difficilissimo, forse a volte improbo, in comunità piccole dove si preferisce volare raso terra perché è la cosa più comoda. Allora credo che, pure nonostante questo impegno, dal 2013 questo territorio, che era stato sostanzialmente immune da fatti criminali, adesso purtroppo è insanguinato anche qua. E meno male che abbiamo un presidio decisivo come la Compagnia dei Carabinieri e la caserma dei carabinieri, per cui occorre alzare di molto il livello di attenzione da parte di ciascuno di noi, delle istituzioni prima di tutto, perché le istituzioni hanno maggiore responsabilità, ma poi da parte di ogni singolo cittadino. Il libro di questa sera è veramente emblematico. L'altra ragione per cui questa sera è importante essere qua è che questo è un libro scritto da Giuseppe Baldessarro, che scrive, lui calabrese, in una delle più importanti testate italiane, Repubblica. Beh, essere calabresi, per essere bravi bisogna essere bravi 2 volte, cioè il fatto che lui riesca, sia da anni, lavora stabilmente, assunto da Repubblica, ecco, e non è un risultato qualsiasi. Peppe sa di che cosa parla. Parla facendo riferimento a fonti, e lo fa sempre con equilibrio, con quel distacco
che deve avere il giornalista quando racconta le cose per farle capire agli altri. Lui è parco di opinione, ve ne accorgerete leggendo questo libro, però è ricco di circostanze, è ricco di stimoli, ricco di spunti. La nostra, lo sapete, è spesso nelle classifiche annuali una delle regioni, la regione con maggiori giornalisti minacciati del nostro paese. E tra le tante emergenze che ci sono nella nostra regione, io annovero anche l'emergenza informazione. Ma la annovero su due vie. La prima è quella che ci sono i giornalisti minacciati e che quindi hanno limitata la loro libertà di espressione. La seconda è la disinformazione che avviene dai media, che a volte sono utilizzati come strumenti di pressione. Nella regione d'Italia dove si legge di meno è stato negli anni scorsi un pullulare di testate quotidiane. È normale? E così come si usano nella valutazione degli eventi e delle persone due pesi e due misure, registrando una specie di egemonia culturale da un lato, egemonia sottoculturale dall'altro. L'altra ragione, la principale, per cui l'appuntamento di stasera è veramente singolare, è la presenza di Gaetano Saffioti. Con Gaetano, consenti di chiamarti così, siamo quasi coetanei, siamo 6 mesi di differenza, io sono più grande di lui. È stato definito variamente uomo in trincea, testimone d'onore, un uomo libero, patriota calabrese, eroe contemporaneo, imprenditore che resiste, imprenditore antimafia, imprenditore coraggio, la solitudine di un ribelle. Gabriele Salvatore se gli ha dedicato un cameo nella sua bellissima docufiction Italy in a Day. Lui è un testimone di giustizia. Questo libro, scritto da Peppe Baldassarro, per me è un manuale civile. E perché è attraverso questo viene descritta la storia di chi ha avuto il coraggio di scoperchiare il vaso di Pandora. In che cosa consiste il vaso di Pandora? Nel mondo dei lavori pubblici della piana di Gioia Tauro, che è un modello che ritroviamo spesso anche su scala nazionale. Il meccanismo è collaudato. Subappalti, prestanome, nolo a freddo, tangenti, assunzioni, forniture, fatture gonfiate, compensi ai procacciatori d'affari. Ma questo avviene, guardate, in tutta Italia. E la punta di un iceberg, si legge nel libro. Scrive Peppe, riportando le parole di Tanino, quasi da nessuna parte ho trovato istituzioni in grado di arginare il fenomeno e a volte neppure di capirlo. E allora, qual è il risultato? Sono lavori scadenti. Ci meravigliamo quando viene inaugurato, per esempio, un tratto della Salerno-Reggio Calabria e il giorno dopo cade un pezzo di galleria. È normale, ci stupiamo. E quindi questo avviene con complicità multiple, con un'area grigia in espansione. Perché l'andrangheta come le mafie non sarebbero nulla se non avessero al proprio fianco avvocati, commercialisti, bancari, politici e quant'altro. Non sarebbe nulla. In Calabria questo aspetto però assume una dimensione particolare che spiega anche il titolo del libro. Guardate che cosa dice. Per l'andrangheta non era una questione di soldi. O meglio, non sempre lo era. I clan, gli amici, dovevano dimostrare il controllo assoluto di ogni zolla di terra, su ogni tavolaccio da carpenteria, su ogni quintale di cemento che veniva impastato. Per loro era questione di rispetto. In realtà era parassitismo. Gaetano Saffioti, detto Tanino, nasce a Palme nel 1961.
perde il padre da piccolo, comincia subito a lavorare e comincia lavorando la terra e dice: zappare la terra non è un mestiere qualsiasi, zappare è un'arte. Questo che cosa richiama? Richiama l'etica del lavoro, cioè che qualunque cosa si fa va fatta seriamente, va fatta con impegno, perché è la propria vita. Era molto bravo con il trattore e da qui bravo per fare gli sbancamenti, quindi il passaggio nell'edilizia. A 20 anni, nell'81, apre una sua azienda nel movimento terra. Nel 92 acquisisce un impianto di calcestruzzo sequestrato all'Ndrangheta, che attraverso una serie di investimenti diventa con gli anni l'unico impianto del Mezzogiorno dove viene prodotto un calcestruzzo premescolato di qualità. Quindi è attaccatissimo all'azienda, quasi quasi alle macchine da Del Tu. A Palmi c'erano in quegli anni una guerra di mafia con i Parrello, i Condello, i Gallico. I Condello vengono sterminati. Una vedova dei Condelli, addirittura Concetta Malagò, per salvare i propri figli, intreccia una relazione con uno dei Gallico. Tanino vive in questi ambiti. Nel 96 è un lavoro importante di centinaia di milioni. Ottiene un subappalto da un'azienda di Messina. Sperimenta sulla sua pelle il meccanismo dei lavori pubblici: ricatti, minacce, estorsioni, dissuasioni. E in questo contesto lui riesce, incontra il gota della criminalità dell'area, ha a che fare con latitanti e con interlocutori che in corso d'opera vengono assicurati alle patrie galere. Quindi ha a che fare con i Gallico di Palmi, i Nasone di Scilla, i Mazzagatti e i Ruffa di Oppido, i Piromalli Romeo di Gioia, i Mammoliti Rugolo di Castellaccia, e racconta anche gli episodi con una serie di particolari: la messa in sicurezza degli impianti della SNAM tra Scilla e Bagnara, il centro polisportivo di Palmi, il piazzale del porto di Gioia Tauro, la metanizzazione e i pippi di Oppido Mamertine. La svolta avviene nel 2000. E avviene per due vicende. La prima è l'incontro con ufficiale della Guardia di Finanza, Toni Raimondi e il maresciallo Cacciola. E secondo, quando ascolta alla televisione una dichiarazione del magistrato Roberto Pennisi, che aveva messo in atto l'operazione Porto. Dice Pennisi in televisione: non è facile combattere l'Ndrangheta, servirebbero più collaborazione da parte della gente, della parte sana del tessuto economico, ma in Calabria gli imprenditori sono tutti codardi. E allora scatta una molla che fa far rivedere in un attimo 20 anni di vita, di soprusi, di sofferenza, e quindi diventa testimone di giustizia. Il giorno prima di pentirsi, l'ho ricordato Florindo, questa immagine strepitosa, bellissima, quando con la moto, con la cagiva, con la moglie Caterina, respira l'aria di libertà. Sulla base delle sue testimonianze, il 24 gennaio del 2002, all'alba, scatta l'operazione Tallone d'Achille, che comporta 48 arresti delle famiglie eccellenti, più un centinaio di indagati. E mentre prima veniva invitato a presiedere la squadra di calcio, la Palmese, a sponsorizzare gli eventi più disparati, a sostenere i candidati di tutti i partiti, ad aiutare il volontariato in Africa e le feste parrocchiali, diventa quasi una specie di appestato, scomodo e dimenticato, scrive Peppe. E addirittura 4 dei 6-5 fratelli non comprendono la sua scelta. E un solo cenno di sostegno, una lettera anonima in cui si spiega, si scrive: capirà la circostanza. Il presidente della sezione penale del Tribunale di Palmi, Fulvio Accurso, dice che la storia di un uomo esemplare definisce quella di Gaetano Soffioti. Però Gaetano dice di se stesso: non sono un eroe, non lo sono mai stato. Sono solo uno che ha voluto riprendersi la sua libertà. Non è uno che si è voltato dall'altra parte. Non scappa e rimane a Palmi
con la sua azienda. E questo è un punto d'onore, che è la risposta formidabile alla questione di rispetto che anche alcuni esponenti dello Stato invitavano a essere prudente. Subisce la diminuzione dell'80% del fatturato, i dipendenti passano da 55 a 7. La risalita è lenta, però riesce. Lavora sui cantieri della TAV, lavora a Parigi, all'aeroporto Charles de Gaulle, e lavora negli Emirati Arabi, dove sperimenta che la burocrazia non è un fardello che rema contro. E in Italia, dove subisce degli attentati. Guarda caso, a Massa Carrara la vigilia di Natale, tra Bologna e Parma il giorno di Ferragosto. Lui però è felice di quello che ha fatto e dice: la Calabria e Palmi stanno cambiando lentamente, ma i cambiamenti ci sono e io provo a contribuire a questo cambiamento. L'azienda viene costantemente visitata da giovani. Nella piana, tra l'altro, c'è un'esperienza educativa straordinaria, secondo me, che è quella dell'Istituto Piria di Rosarno, dove c'è un esperimento educativo importante. Propone una white list, dove dice che gli imprenditori che denunciano la mafia dovrebbero avere la possibilità di accedere per il 5% ad appalti e servizi. Continua la sua collaborazione anche in altri processi, tra cui Scacco Matto del 2011. Nel settembre 2014 abbatte gratis la villa abusiva dei Pesce costruita in un'area archeologica a Rosarno, che grazie a due sindaci coraggiosi, Peppino Lavorato e Elisabetta Tripodi, era stata individuata. Una bella pagina, dice, ma anche l'unica. Nel terremoto del centro Italia, quello di Amatrice dell'anno scorso, e lui si propone per smaltire i rifiuti, solo l'8% sono stati recuperati, dati di qualche giorno fa. Non lo vogliono neanche gratis, perché la sua presenza crea disagio. Stesso copione nella tendopoli degli immigrati a San Ferdinando. Nota la cosa un commissario dell'antimafia, Davide Mattiello, che è del PD ed è eletto in Piemonte. Nessuno dei quattro commissari calabresi dell'antimafia, oppure la presidente dell'antimafia eletta in Calabria, mi sembra che abbia detto qualcosa. Tra l'altro, San Ferdinando non era un comune gestito democraticamente, era gestito da commissari, cioè da esponenti, da rappresentanti dello Stato. Concludo. Tante le amarezze per l'inadeguatezza dello Stato ha dovuto maturare Tanino e ha documentato Peppe Baldassarro. E proprio Peppe nel 19° capitolo, tra l'altro nel capitolo 0, parla dicendo che sono in un altro caso, aveva visto questo controllo, il controllo a cui era sottoposto Tanino, ed era avvenuto nel caso del giudice Nicola Gratteri. Un giudice al quale ogni italiano deve qualcosa, che è stato più volte ospite della nostra comunità. E dice nell'ultimo capitolo Peppe Baldassarro: il cambiamento ha i suoi tempi e i suoi ispiratori. La vicenda di Gaetano Saffioti è un punto di riferimento per molti. Però mi sembra giusto concludere con le parole di Tanino, che vengono riportate nell'ultimo capitolo, il 20°, e che si chiama Il confine. E dice che il confine è invisibile, dove tutto è indistinto, dove tutte le vacche sono nere, dove non si riesce a capire dove sta la legalità e l'illegalità, è diventato invece un muro, dove da una parte c'è la legalità, dall'altra la schiavitù dell'anima, da una parte c'è la dignità, dall'altra la corruzione dei pensieri. Grazie Tanino per questa bella, straordinaria, coraggiosa lezione di vita. I doverosi ringraziamenti al nostro editore, il dottor Rubettino, perché quando io lavoro a questo libro, ho lavorato per alcuni anni. Perché Gaetano è così. Io avevo deciso di scriverlo questo libro, credo, 5 anni fa.
Eravamo entrambi ospiti a Chieti, se non ricordo male, cioè avevano premiato me per il giornalismo, a lui per come imprenditore coraggioso. La sera a cena, io conoscevo già Gaetano, lo avevo intervistato per Presa Diretta, per altre trasmissioni con cui collaboravo. Ed era una persona che, straordinaria, mi raccontava delle cose nelle interviste pazzesche. E io devo scrivere qualcosa su questo signore, devo trovare la maniera di raccontare questa storia, perché questa storia me la tirava dalle dita. Quella sera a cena racconta l'episodio della prima di fatto tangente pagata alle mafie, questi famosi 4 giorni di vacanza, no? Dice, io la prima tangente l'ho pagata che avevo 8 anni, dice sta cosa a tavola, io mi sono... E racconta questo episodio straordinario che è indicativo della sua vita. Lui è in vacanza, il padre aveva deciso di acquistare un pezzo di terra sostanzialmente, ma quel pezzo di terra che il padre voleva acquistare per, come dire, ampliare un po', loro avevano il frantoio, insomma c'erano tanti progetti, 5 figli, insomma i figli, tanti ragazzi, si pensava al futuro come fanno molto spesso le famiglie, i nostri genitori, no? Si pensa al futuro dei figli, prendiamo la terra è qualcosa che poi lascia ai figli, l'eredità, è vita la terra per chi ha questa cultura. E però quel terreno interessava a qualcun altro, c'era qualcun altro che era interessato a quel terreno. Per cui il padre caparbio, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, ma così l'ho immaginato, caparbio, cocciuto, no? Lavoratore, uomo di fatica. Dice, ma scusa, io ho il denaro per acquistare quel terreno, perché no? Quel terreno interessava a qualcun altro. E l'unica maniera che poi hanno trovato per dissuaderlo, in realtà suo padre, fu quello di minacciarlo della morte del figlio. Ti facciamo trovare tuo figlio in un fosso. Il padre non acquista più la terra, ma la sua preoccupazione a quel punto è quella di portare a casa il figlio. E va in campagna, dove stavano facendo questa colonia estiva, si prende questo bambino e cerca di convincerlo, lo convince a tornare a casa sostanzialmente. Ma Tanino non sa perché è tornato a casa e pensa al padre come a un egoista. Lui mi riporta a casa perché vuole che l'aiuto in campagna, che faccio i lavori, eccetera, eccetera. E il padre non può dirgli la verità, perché a un bimbo di 8 anni tante volte non puoi raccontare la verità. Lui la verità la scopre molto dopo, gli viene raccontata in realtà dalla madre. Quando lui racconta questo episodio, io decido che devo scrivere questo libro, io devo scrivere questa storia, perché è talmente ricca di vita, paradossalmente, no? È talmente bella, era talmente ricca di profumi, perché poi lui ti racconta gli odori della terra, ti racconta... Dico, no, ma questo mi veniva fuori da lì. Il problema era a quel punto convincere Gaetano, perché lui oggi è contento del libro, però non voleva scriverlo questo libro, perché dice, no, ma io sono una persona normale, a me non interessa, io non voglio. Poi tutti scrivono libri, tutti quelli fanno, no, l'antimafia di professione, la cosa, ormai scrivono tutti i libri sulla mafia, io non lo voglio scrivere questo libro perché non voglio. E allora io sono riuscito lentamente, devo dire la verità, a convincerlo dell'importanza, ed è vero, dell'importanza di questo libro. Fin quando poi, pian piano, sono riuscito a convincerlo e ho detto, guarda, iniziamo a fare questo lavoro. Dopodiché tu ci guardi, se ti convince questa operazione che stiamo facendo, la pubblichiamo, se no ci siamo divertiti fra amici. E iniziamo una serie di incontri, di chiacchiere, eccetera, eccetera, e viene fuori questo racconto della vita di Gaetano, che vi posso assicurare è straordinario. Ed è talmente importante come libro dal mio punto di vista, che io ho chiesto solo una cosa a Rubettino quando poi gli proposi questo lavoro. Vedi, devi darlo a un prezzo basso, più basso possibile, compatibilmente ovviamente con l'esigenza di un editore di produzione, perché
Questo è un libro che deve andare in mano ai ragazzi. È un libro che deve andare in mano a più gente possibile. A me non interessano percentuali, non so manco quello che ho firmato, non, ma non lo so sul serio perché non mi interessava. Però è una storia talmente importante la sua, che per me era fondamentale scriverla. Ho faticato molto. Ho faticato molto perché inevitabilmente poi il mio lavoro è stato anche un lavoro di selezione, no? Lui racconta, ha moltissima altra storia dentro di sé, no? Io un po' ne ho rubata, no? Poi abbiamo fatto delle scelte, perché ovviamente non puoi metterci tutto in un libro. E forse è giusto anche che non ci sia tutto in un libro. E oggi io... Oggi io sono contento per una ragione, ma per più ragioni, una in particolare. Una è quella di esserci riuscito, che non è poco. E quindi sono felice di questo. E poi sono una persona grata a Gaetano, perché dopo aver lavorato 4 anni alla sua storia, sostanzialmente quelli sono stati, 4 anni alla sua storia, dopo averlo incontrato per ore e ore in cui lui mi raccontava le cose, poi io dovevo andare a cercare i riscontri, perché ovviamente tutto quello che finisce in un libro deve essere documentato in maniera tale che non possa essere aggredito dalle querele, eccetera, eccetera, no? Dopo ore e ore e ore, io alla fine mi sono reso conto che forse sono un giornalista e un uomo migliore rispetto a quando sono partito. Perché mi ha dato una ricchezza lui, che non è fatta solo dell'esempio, no? Non è solo l'uomo che si ribella, è l'uomo che ti racconta delle storie che sembrano piccole. Alla fine, quando le metti insieme, ti ha raccontato il sistema di questo paese. E te lo racconta con una semplicità di linguaggio e con una, come dire, dolcezza, che non puoi che impararlo, che questo mondo può essere fatto anche in maniera diversa rispetto a quello che è. Il libro alla fine è bello perché stai meglio dopo averlo letto. Smaltita la rabbia, ovviamente, no? Uno pensa, caspita, cosa ha passato questo tutta la vita, ma smaltita la rabbia, ci mette dentro lui nella sua vita quotidiana, nel suo lavoro quotidiano, nel rapporto con i suoi dipendenti, ma nel rapporto anche con la sua famiglia, che in parte poi col tempo si è recuperato pian piano, insomma, alcune persone molto vicine a lui che non avevano capito la scelta iniziale, dopo tanto tempo invece dicono, no? Pian piano, dice, ma forse. Ed è una storia bella. Attilio Bolzoni, alla prima che abbiamo fatto, quando abbiamo presentato il libro la prima volta, ha detto che è un libro di, come l'ha definito esattamente, di orgoglio calabrese. Uso una frase molto bella per dire che forse siamo meglio di quello che pensiamo, solo che abbiamo smesso di dircelo fra di noi e forse non abbiamo il coraggio di confrontarci anche con i nostri limiti. L'operazione di la scelta di Gaetano è una scelta, non è solo una scelta di denuncia, che è anche banale, se vogliamo. È la scelta di una persona che si è guardata dentro a un certo punto. E dice, caspita, questo non sono io. Questo non sono io, non sono la mia storia. Io sono un'altra cosa rispetto a sta gente. Ed è a quel punto che alza quel muro. Ed è il muro che alza per segnare netto un confine. E decide la parte da cui stare. E io ho deciso semplicemente di stare dalla parte di Gaetano, insieme a lui, da quella parte. È un'operazione bella, mi sono divertito, il libro sta andando molto bene e sono veramente contento, ma sono veramente contento soprattutto per lui, perché anche grazie al libro tanta gente sta scoprendo che siamo meglio di quello che sembriamo, insomma, come calabresi. Grazie. Allora, e che vi devo dire, ragazzi? Qui ci sono due pazzi,
lui primo che ha pensato di scrivere una cosa normale pensando che sia eccezionale e l'altro che l'ha avallata. Per il resto, perché c'erano delle remore? Innanzitutto non vorrei che passasse né un messaggio di celebrativo, perché non voglio essere celebrato per aver denunciato per qualche altra cosa, né un messaggio di commiserazione, né un messaggio di vedere una storia triste. Insomma, è una bella storia invece, nel senso pieno del termine, perché come sostengo io, dal giorno delle denunce mi sento un uomo libero. Non è che denunciando la vita finisce, io cerco di trasmettere un messaggio di positività. E la cosa che mi ha un po' convinto di Peppe è proprio questo, non solo da lui ma altre persone, dicevo, bisogna che questa cosa si sappia perché possa arrivare alle persone qualcosa di più di quella che potrebbe essere la conseguenza di una scelta di vita. E quindi si sente quasi in dovere di, d'altronde la scelta di restare nel territorio è dettata proprio da questo, affinché ci possa essere emulazione, il miglior modo è rimanere nel territorio per dimostrare agli altri, non che sei un supereroe o che, tra l'altro gli eroi solitamente fanno una brutta fine, quindi siccome io voglio vivere, lasciamoli stare gli eroi da parte sua, dove stanno. Ma che questa terra si può risollevare semplicemente non solo aspettando lo Stato, perché lo Stato può fare repressione, ma dalla scoperta dei valori che si sono un po' persi da noi calabresi, perché l'andrangheta, la corruzione, cari amici, esiste semplicemente perché noi la facciamo esistere, o quantomeno gli consentiamo di esistere. E non è più vero che si tratta di paura in senso stretto, di ritorsioni. Ma la paura vera è quella di essere emarginati a propria volta dal sistema. Ed ecco che scatta in molte persone, ho notato, l'autoassoluzione, l'autogiustificazione. È sempre stato così, sempre sarà. Non sono io quello che cambierà le cose. La colpa dello Stato, cerca sempre di scaricare la responsabilità agli altri, non pensando invece che il nostro atteggiamento, a volte anche passivo, chiunque, anche se non direttamente coinvolto in contatti con la criminalità, l'andrangheta, quello che sia, di fatto col suo atteggiamento legittima la presenza mafiosa, la quale si sente quasi autorizzata a proseguire nel suo intento, nel suo modo, il suo operante, modo, il suo vivendi, eccetera. Quindi questo libro cosa dovrebbe trasmettere? Trasmettere che si può fare, semplicemente, d'altronde se l'ho fatto io, che non sono una persona così speciale, tranne zappare la terra, sì. Come zappo io la terra, guarda, vi sfido se c'è qualcuno, ci mettiamo a fare la gara, ancora, non è che sapevo zappare, ancora zappo. Che pensate un po' che sogno avevo io da bambino, guidare un trattore e zappare la terra, non è che volevo fare l'astronauta. Ma in questa terra non puoi nemmeno fare questo, perché ti proibiscono di fare tutto, a meno che non ti adegui al sistema. Sistema che non penso che ci sia bisogno di spiegare a voi, che presumo che siete tutti da qua, da queste parti, no? Quindi quantomeno calabresi. Sapete che l'aria che si respira è quella, il sistema è quello. Ma che la soluzione ci può essere. Ora, io credo che in questo libro molti di voi si potranno anche rivedere, non in tutte le situazioni, ma in molti aspetti sicuramente sì, perché sono fatti che quotidianamente accadono. Spero soprattutto che non ci sia nessun bambino che debba passare quello che ho passato io, cioè quella vicenda di quando avevo 8 anni è la cosa che più mi fa arrabbiare. Perché 8 anni ce l'hai una sola volta nella vita. E quei 4 giorni di vacanza che non ho fatto alla colonia sono quelle che mi hanno fatto e mi fanno tuttora arrabbiare, non solo perché con mio padre ho avuto un atteggiamento di rancore, ingiustificato, cioè giustificato, ma non è, poveretto, non meritava senz'altro.
ma perché quella spensieratezza che tu hai a un'età che non torna, anche se oggi potrei andare alle Seychelles nel miglior hotel, non è la stessa cosa di fare una colonia che poi era a 4 km da casa, non pensate a chissà dove, a Santa Fiamma da Spromonte. E quindi è quella che sempre mi è rimasta impressa come una limitazione di libertà, cioè ti hanno tolto qualcosa nella vita che non tornerà mai più. E spesso penso, chissà quanti ragazzi, ragazzini, inconsapevolmente subiscono una tale violenza e i propri genitori sono costretti, tra virgolette, ad avere degli atteggiamenti tali per protezione. Detto questo, passando più avanti, cosa si trasmette anche in questo libro? Cerca di trasmettere che è, come è stata la scelta della denuncia con il dottor Pennisi, mettendo un punto fermo, che noi dobbiamo restare qua. È fondamentale restare qua, perché se io fossi andato via non avrei fatto la mia parte fino in fondo, ma non è una sfida all'Ndrangheta, a me mi fanno pena, non è che io sono arrabbiato, a parte quei 4 giorni, voglio dire, non è che li odio, perché conoscendoli ho visto che è gente malata, c'è gente che pensa che ancora nel 2000 ci sono i feudi e ci si comanda, o ci sono i santini, tutta questa roba strana che utilizzano solo per avere quel maggiore potere o quantomeno di inculcarlo ai giovani, che spesso si fanno trascinare dal denaro facile, ma anche dal fatto di gonfiare il petto e dire io sono, appartengo a questo piuttosto che all'altro, per questo senso stupido di sentirsi più grandi. Restare perché questa terra ha delle potenzialità inimmaginabili. Abbiamo un territorio ricco di storia, di cultura, abbiamo un mare bellissimo, le montagne, i laghi, chi ci manca? Siamo seduti su una miniera d'oro e non lo sappiamo. E se l'imprenditore, che è colui che è il motore dell'economia, va via, voi pensate ci sarà mai sviluppo in questa terra? Mai. Allora cosa cerco di trasmettere agli altri? Ragazzi, datevi una svegliata, io da solo non ce la posso fare. Cioè, e le provocazioni che faccio andando a lavorare gratis è proprio per sbugiardare, che molto spesso si parla di legalità, come diceva giustamente il dottore, è molto abusata, si parla, ma una cosa è parlare di legalità, un'altra cosa è praticare la legalità, che è tutt'altra cosa. E se non riesce a lavorare gratis, come può pensare di poter lavorare pagato dopo che fai una scelta del genere? Cioè, come puoi sperare che ci sia emulazione se non ci sia e non emarginazione? E questo è il punto. Quindi questi codici etici, i protocolli di legalità che sono fumo negli occhi alla società, tanto per dire facciamo qualcosa, ma che in effetti non producono niente, perché non la producono. Oggi che c'è informazione, non siamo a 20 anni fa. Ai miei tempi non c'era internet, non c'erano i giornali che parlavano, non c'erano giornalisti minacciati di 'Ndrangheta, ma nemmeno si sussurrava la parola 'Ndrangheta. Oggi c'è già informazione, non diciamo niente di nuovo. Bisogna solo avere non tanto il coraggio, secondo me, o quantomeno è stato nel mio caso, prendere coscienza di una paura maggiore. Cioè il fatto di poter avere delle ritorsioni o essere emarginato. Questa paura deve essere vinta da una paura maggiore, quella di non aver fatto niente per cambiare le cose e lasciare in eredità a questi ragazzi che cresceranno questo mondo malato. Se si è veramente dei genitori, se si è veramente consapevole di questo, tutto il resto passerà in secondo piano. Io non è che sono coraggioso, nel senso sono sfrontato. Ho fatto queste riflessioni. Cioè, come puoi sperare che qualcosa cambi? Se tu ti adegui al sistema, te ne vai. E cosa risolve? A me, sempre a livello di campagna, mi hanno insegnato che se si sdrarrega la gramigna dal terreno, mica si toglie il pero o la cucuzzara che funziona. Cioè, le piante buone devono restare nel giardino. La repressione cosa può fare? Deserto. Ci vuole qualcuno che metta le piante, che si curino. E questo dipende solo da noi. Lo so. Siamo in un momento in cui c'è disoccupazione, non c'è lavoro, c'è crisi e ognuno dice ma non abbiamo alternativa, non abbiamo scelta. Invece no,
La scelta c'è sempre. Mio padre diceva: meglio pane e cipolla, ma a fronte alta. Questo è importantissimo. E se sei un buon cavallo, a buon cavallo non manca sella. Cioè, tradotto vuol dire: se hai delle capacità, comunque riuscirai ad emergere. La storia, la mia vicenda lo insegna, perché nonostante emarginato da tutti e da tutti, dopo 10 anni, dopo c'è stato l'abbassamento anche del fatturato per ovvie ragioni, il fatturato adesso è decuplicato. Vero, devo andare un po' fuori a lavorare, questa è un'altra vergogna di questo Stato, perché la responsabilità non è solo da una parte, ovviamente, ma non è esclusiva dello Stato. Quindi quella scelta che fu fatta 15 anni e rotti fa con il dottor Bernisi, quando mi disse che avrei avuto lo status di testimone di giustizia, trasferito in località protetta, potevo cambiare nome, identità, numero, cioè avevo sempre lo stesso numero di telefono, cioè la stessa faccia, brutta per come ho adesso, poi oltretutto è pure sul libro e quindi ve la dovete sorbire per forza. Non ha senso, tanto andando che ti trova, se ti deve trovare, non gli diamo pure questo vantaggio. Ma è una dimostrazione concreta, ho detto, lo Stato si deve riprendere il territorio perché l'ha già perso, e le persone solo con un esempio vivente che possono toccare con mano possono capire che è una qualcosa che si può fare. Ecco, sostanzialmente è questo che voglio dire, è qualcosa che si può fare. Però fin quando resteremo pochi non ce la potremo fare. Io vivo sotto scorta, ma la scorta, ricordatevi, che non è una vittoria, è una sconfitta prima dello Stato, perché il criminale dovrebbe avere paura e terrore di toccare una persona, e secondo, soprattutto vostra, cioè della società civile, perché voi doveste essere la mia scorta e non organi dello Stato. Quindi questa, se ci fossero 10, 20, 50 imprenditori, non ci sarebbero 50 scorte. E questa è un'altra cosa che mi pesa, non tanto per delle limitazioni della vita personale, ma essere un costo, perché le persone che vengono con me costano, che voi pagate, cioè anche noi percentuale paghiamo. Ecco, riacquistare il senso del noi, pro quota, ognuno di noi deve sapere che se il commerciante che paga il pizzo, quando venderà la maglietta, si rifarà sul cliente finale. Se la strada, come diceva prima il dottore, crolla, o le scuole crollano e poi ci muoiono pure delle persone, pro quota siete responsabili. Quindi se voi non avete paura di sentirvi responsabili di omicidi, di droga, di tutto ciò che, del male che può succedere perché non siete direttamente interessati, allora non va bene. Ecco, su riscoprire un po' della propria coscienza. E se anche nella vostra vita non avrete modo di mostrare che siete persone per bene, perché poi sostanzialmente è questo il concetto, essere persone per bene. Ma attenzione, persona per bene non vuol dire non solo spacciare o avere a che fare con la criminalità. Essere persona per bene vuol dire anche non timbrare il cartellino, non buttare la carta per terra, le cose piccole, e qualcuno dirà: ma mica sono queste che risolveranno i problemi. Ma se non superiamo un esame di quinta elementare non ci potremo mai laureare, cioè non possiamo pensare di vincere l'andranga se non riusciamo a fare queste piccole cose. Se non ce la farete, cioè non la farete, cioè mi auguro che non avrete mai bisogno di dimostrare anche quando siete coraggiosi e bravi, ma tutti i giorni la vita vi offre sempre una possibilità, quella di dimostrare di non essere dei vigliacchi girando la testa da un'altra parte. Grazie. Sarà quale traspare il rigore morale anche e la grande forza di Gaetano Saffioti. Ci sono delle domande dal pubblico? Una cosa che non abbiamo detto, che è importante, è che Gaetano, tra l'altro, ha rinunciato a qualunque fondo a disposizione, ma questo ovviamente in linea col personaggio e con le cose che avete sentito dire. Allora, dottor Saffioti, allora, signor Saffioti, volevo solamente dire questo. Lei ha avuto tanto coraggio e gliene siamo grati, però da parte dello Stato lei ha fatto... No, no, no.
stato. Ha ricevuto qualche risposta positivo? Ma guardate, io quando ho fatto questa scelta non mi aspettavo, quindi che mi avrebbe lasciato la moglie, mio figlio, bombe, cose. È stata talmente forte la questione che immaginate il giorno degli arresti, io abito su una strada statale dove c'è un transito di auto ogni 10 secondi passa una macchina mediamente, quindi immaginate che via vai c'è. Per ore non è passato nessuno da là, per ore. Poi in campagna sa, galline, maiali, cose, uccellini, nessuno, manco gli uccellini cantavano, potesse che era una mia sensazione. Mi ero molto preparato psicologico, c'era mia auto, poi leggete il libro, anche se hanno dovuto stringere, per capire un po' qual era il sentimento dopo tutto quello che hai passato. È difficile spiegarlo in poche parole, perché avevo la fiducia nello Stato. Lo Stato che chi è? Che cos'è? Sta figura astratta. Chi è lo Stato? Lo Stato è formato di persone, siamo noi e ci sono persone che rappresentano. Io ho sempre avuto fiducia nello Stato, perché se no non avrei denunciato, chiaramente. Ma non in tutti gli uomini che lo rappresentano. Attenzione. Perché in alcuni incontri con latitanti, non so se questo l'hai scritto, c'erano delle forze dell'ordine insieme ai latitanti, collusi. Ora, dispiace dirlo, però ormai preti che non sono preti, ci sono magistrati che non sono magistrati, ci sono forze dell'ordine che non sono forze dell'ordine, ma questo non vuol dire, ma ci sono imprenditori che tolto la IM sono prenditori, quindi non c'è un'isola felice e non dobbiamo scaricare le colpe solo perché quello fa questa cosa, noi ci autoassolviamo, quindi io sono a posto, no, ci sono le marce, però ci sono anche molte persone che rischiano la propria vita per il bene comune. E allora c'era una frase una volta lessa: un uccello quando si poggia su un ramo non ha paura di cadere perché il ramo si rompe, perché la sua fiducia non è nel ramo ma nelle sue ali. Ecco, qui dentro c'è tutto il concetto: ti devi fidare dello Stato, ma soprattutto di te stesso, delle tue capacità. Come diceva San Pio Padre, gli uomini si dividono in due categorie, locomotive e vagone. E non è che tu nasci locomotiva o vagone, è una scelta. Se vuoi essere locomotiva, fa locomotiva. Se vuoi essere vagone, ti attacca qualcuno. Cioè bisogna cercare sempre di risvegliarsi, perché la nostra vita non dipende da cosa succederà domani, ma da come sappiamo reagire. Perché se troviamo giustificazioni, li troviamo sempre. Ne faccio una su di me, facile facile. Guardandomi voi vedete che sono una persona normale, quasi, nel senso che ho qualche chiletto. La migliore risposta che è: io non mangio, due fili pasta. Se domandate a qualcuno che ha qualche chiletto, la mia è costituzione, innanzitutto, non mangio niente. Ho l'ossatura pesante, è grossa, il metabolismo lento. Cioè, se tu la gestisci, la realtà qual è? Che a me piace mangiare. Perché se ognuno di noi facesse delle rinunce più che dei sacrifici, avrebbe una vita. È chiaro che la costa è piena, la moglie ubriaca, la vigna carregata e un figlio astemio non si possono avere. A qualcosa bisogna rinunciare. Però poi il risultato che tu hai è talmente di soddisfazione che tutto il resto passa al secondo piano. Ripeto, la mia vicenda, spero che un giorno possa servire affinché non ci siano più testimoni di giustizia, nel senso che non ci sarà più bisogno, che la 'ndrangheta sarà sconfitta. Sarebbe bello sto libro, perché volevo anche il libro doveva raccontare di un'epoca che fu. C'era una volta la 'ndrangheta, che era bella, e qui c'era la storia di uno che ha vissuto sto periodo. Bellissimo sarebbe stato, no? E questo è il senso, no? Quindi è una cosa che si può fare. Andrangheta si può vincere, non è difficile, basta solo mettersi un po' di impegno e non trovare
giustificazione. È dura, è difficile, è vero. Però stavo dicendo che mentre tanti anni fa, questo non per voler dire che sono stato più bravo, era più difficile, ora è molto più semplice, perché ci sono già degli esempi, non solo io, tante altre persone hanno denunciato, lo Stato c'è, cioè puoi essere presente non solo sotto tutela, che comunque, ripeto, è una sconfitta, perché una persona deve stare qua libera, ma comunque ti dà un sostegno economico se ne ha bisogno, ti trasferisce, cioè ti è vicino in qualche modo. Ci sono delle soluzioni. Se fossimo in tanti saremmo sicuramente meglio. Questo è il senso profondo, che bisogna scoprire dei valori. E a volte quando sento dei genitori, no? Quando gli parli dei figli, dice per me mio figlio, io darei la vita per mio figlio. No, tutto, ogni genitore, qui penso ce ne sono tanti, dareste la vita per i vostri figli, sì o no? Non dite tutti che pensate ai vostri figli, sì o no? Ma perché secondo voi io non penso a mio figlio? Che sono scemo che l'ho messo in una difficoltà. Mio figlio non avrà mai questo timore di essere toccato dall'andrangheta. Non andranno a chiedergli il pizzo, perché io l'ho liberato. E anche la ritorsione possibile t'ammazzano. Ma tu non eri quello che doveva dare la vita per tuo figlio, quindi qual è il problema? Non c'è il problema, è che invece siamo egoisti, perché noi pensiamo prima a noi, altro che ai figli. Questo è il senso profondo, secondo me. E lì dentro, e qui presente, c'è la dimostrazione che le cose non stanno così. Bisogna solo trovare, ripeto, prima parlare pure di coraggio. Io coraggio, no, non è questione di coraggio, è di valutazione di paure. La paura era immaginare, io morto, mio figlio in questo mondo malato, cioè cosa avrei dovuto insegnare a mio figlio? I segreti del mestiere, essere una persona per bene, essere onesto, cercare di farsi una strada, cercare di migliorarsi, sudare per migliorarsi, oppure basta trovare l'amico per avere la spintarella? Se noi insegniamo ai nostri figli che c'ho la raccomandazione per avere il posto di lavoro, se insegniamo ai nostri figli che se hai l'amico ti ritrovano la macchina prima dei carabinieri, se insegniamo all'amico che se sei amico di un politico hai una concessione edilizia, se insegniamo al nostro figlio che dopo che hai il posto di lavoro basta che beggi e te ne vai a casa, cioè chiaramente non potremo avere un futuro migliore. E allora se siamo disposti a fare qualcosa, se no è inutile che stiamo a parlare. Questo è il messaggio che cerco di tramandare. Non guardatemi come colui che è stata una vittima predestinata, qualcuno che sta soffrendo. Io sono felicissimo, voi non avete idea, non immaginate quanto è bello quel fresco profumo di libertà che parlava Borsellino, che non è una frase detta così. Perché io, come voi, mi sentivo libero. Prendevo la moto, andavo a mare, andavo a pizzeria, incontravo gli amici. Vabbè, chiamiamoli amici, ma in effetti non lo ero lì, perché se dovevi assumere che ti dicevano, partecipare alla gara se va bene oppure no, se potevo acquistare o non potevo acquistare, a parte pagare, quella era l'ultima fesseria per certi versi. C'è una serie di vessazioni in cui tu ti guardi allo specchio e dici ma io sono una persona libera, per modo di dire. E allora non c'è più schiavo di colui che crede di essere libero senza esserlo veramente. Io oggi sono libero. Oggi non devo né pagare nessuno, né faccio quello che mi pare e piace. Qualcuno dirà sì, ma se sotto ascolto, beh, è una conseguenza di una scelta. Ricordate che ognuno può sempre scegliere. E io sono felicissimo di avere questa scelta. E le vittime siete voi, che anche voi, ovviamente non mi permetto di offendere nessuno, ma coloro che comunque si adattano al sistema. Diceva un grande personaggio che adesso non mi ricordo chi era, scrisse che l'uomo ragionevole si adatta al mondo, l'uomo irragionevole persiste nell'adattare il mondo a sé. Il mondo di che è fatto? Dagli uomini irragionevoli. E io sono ragionevolmente irragionevole. Come era in come in India. In quel momento ha avuto qualche
ripensamenti mai, indietro mai, manco a prendere la rincorsa, dico sempre io. Non esiste, no? Questo era fuori da ogni dubbio. Poi la denuncia è stata fatta in un momento particolare, non per ragioni, perché c'è stata una concomitanza di situazioni. Qualche giorno prima, per esempio, era stato poteva finire male un mio fratello perché hanno bruciato un camion in pieno giorno in una cava mentre gli operai tornavano. L'hanno fatto scendere l'autista, gli hanno dato una tannica di benzina, gli hanno detto accendi sto camion, e quello l'ha dovuto bruciare. Mio fratello istintivamente era là, era corso per salvare il camion e quindi lo potevano pure ammazzare. Ma nonostante tutto, come sempre per quel discorso che parlavamo prima della sfiducia, nel senso, perché tu quando vedi che incontri magistratura collusa, forze dell'ordine, perché non dico polizia, carabinieri, eccetera, ma c'erano di tutte le parti, e dice, da chi ti fidi? Quando facevi la denuncia, chi riceveva la denuncia dice, e cercava di fare qualche nome, dice, meglio che te fai i fatti tuoi. Magari te lo diceva per tutelarti, no? E però non trovando un interlocutore, come fai? Poi c'è stato quel magistrato che mi ha ispirato fiducia. Momenti di scoramento, è chiaro che ci sono. Non è stato facile. Vi ho raccontato che nemmeno gli uccellini c'erano la mattina. Anzi, vi posso dire che per i primi 10 anni, pochi giornali, escluso delle notizie, ne parlavano, non c'erano eventi, non c'erano convegni, non c'era niente. Se voi andate a vedere, fino al 2009-2010, c'era pochissimo movimento, fermento di risveglio popolare intese come eventi pubblici. Oggi vedete magistrati un po' da tutte le parti. Mica a quei tempi parlare con un magistrato era parlare con un capo dello Stato, forse era più facile. Non c'erano questi giornalisti che si muovevano, non c'era niente. Io il primo contatto pubblico l'ho avuto con dei ragazzi scout che erano venuti nel 2009 in un campo di lavoro da Don Pino De Masi, organizzato da Libera. Da lì è nata la cosa, ma se no, che te conosceva? Cioè non c'era informazione, anche i giornali locali mica ne parlavano, anzi avevo più visite di giornali all'estero e televisioni esteri e non italiane, ma non per un senso di presenzialismo, cioè si interessavano più loro che noi, quindi è qualcosa che non c'era. E quindi in questo periodo, dove tu prima eri un qualcuno e poi, come dice l'Andrangheta, tu sei in nessuno mescato con un ente, no? Cioè non conti più niente, perché non venivano da me, non sono venuti neanche più i preti a prendere l'obolo per le feste patronali. Ah, non è che era una questione di paura dell'Andrangheta, è che sei emarginato a tua volta. O quando un prete durante la preghiera di voi andate in chiesa, sì, più o meno, così, a obbe. Ma sapete che c'è la preghiera dei fedeli, c'è un momento della messa in cui si dice preghiamo per gli ammalati, preghiamo per i carcerati. E allora sta cosa, pregare per i carcerati, non ne sono giustizialista, attenzione. Pregare per tutta comunque la gente che è sofferente, mi spinse a chiedergli a mio parroco, e gli ho detto, ah scusa, ma tutte queste preghiere, ogni tanto una preghiera per testimoni di giustizia, non la potreste fare? E lui fece così, lui sono io. Ma quale preghiera? A vedere come è giusto. Allora, quando ti dici questa cosa, tu cominci a pensare un attimino, no? Sono momenti in cui vorresti non un aiuto economico, o qualcuno dice, ma come, io mi sto sacrificando per voi, io cerco di fargli capire una cosa, io potrei andare via tranquillamente da dove sono e vivere beato del mio lavoro, tanto dalla mia parte l'ho fatta, forse ne ho fatta anche troppo. Ma se io sono qua per darti una mano e tu non solo non la vuoi la mano, ma mi dai pure un calcio, cioè, ma alla fine, perché che stiamo a farca? Cioè, cosa devo fare per di più? A volte mi domando, cos'altro potrei fare di più di quello che ho fatto e sto facendo? Vedi, tutte queste cose... Sono andato alla conclusione che la gente non ce ne frega niente, cioè, non c'è un vero senso di ribellione. E quindi, tornando al punto, quando vedi i cosiddetti amici, da me era
Tenete conto, non vi dico un'esagerazione, specialmente nel periodo estivo, ogni sabato, pizzeria, ristorante, dopo che lavoravamo, tutte là a mangiare, decine di persone. Sponsor di squadra di calcio, pallavolo, pallacanestro, di tutti i tipi e tutte le razze. Nessuno. Anzi, pure di un corpo di forze di polizia, gli davo le magliette per sapere che ci sono sempre queste squadre di calcetto, eccetera. Nessuno. Da una parte è meglio, per me non so chi soldi, però era il gesto che ti dava. Ma come mai? È paura di torsione. I politici. Ah, i politici erano lì che ti voleva candidare per sindaco, chi per onorevole, chi comunque veniva per raccogliere voti, perché comunque il bacino era abbastanza importante. Nessuno. Anche questo è un lato positivo, che comunque non vede politici che... Però, questo cerchiamo di sdrammatizzare un pochettino, questo era il clima. Fratelli che si sono dissociati pubblicamente per un senso di protezione, cioè dice no, per me lo potete ammazzare, basta che non toccate noi. Comprensione da parte mia, comprensione, perché l'istinto gli dice di fare così. Ma se neanche loro capiscono invece il senso, che poi stesse fratelli, quando gli fa comodo, ci sono il fratello di Gaetano Saffioti, quello che ha denunciato, quando gli fa comodo, quando gli fa, oppure Gaetano, l'hai 10.000 euro, mi dono. Questi sono gli atteggiamenti. Quindi già se un fratello si comporta così, immaginate ne strani. Però la testardaggine di restare, questi momenti sono stati i momenti più brutti, diciamo. Ovviamente, a casa, mio figlio, che all'epoca aveva 12 anni, i primi giorni la prendeva come... quasi come un divertimento, cioè la macchina con lampeggiante, veniva scortata a scuola, lui si sentiva guardando questi film, no? E dopo qualche giorno, quando cominciano a dire non puoi andare a giocare a pallone, non puoi andare qua, non puoi fare questo, non puoi fare quello, ho cominciato giustamente ad avere delle cose. Ed è stata una delle ragioni per cui ho portato un senso di peso sta storia, perché pensavo chissà quando sarà più grande mi manderà a quel paese. Invece ho avuto una grande soddisfazione perché mio figlio crescendo, un giorno di sua iniziativa mi disse: papà, io ti vedo sempre triste, non ride mai. Vabbè che sono fatto così, non è che... Però se per me, dice, non ci deve pensare. Perché io ho capito, anche se tu non fossi mio padre, io avrei seguito la tua scelta. Che tu... Anche se pensi che mi ha imprigionato, in effetti mi ha liberato. Quello che vi ho detto prima sono parole sue. E poi l'ha buttato sull'ironia. Dice, guarda il lato positivo. Noi non abbiamo problema a parcheggiare la macchina, è un problema della scorta. Cioè, per dire, questo era il clima e poi l'evoluzione del clima stesso. È chiaro, come ho detto prima, che i momenti sono stati difficili. I fornitori che sparivano, anche le banche, che ti chiudono i rubinetti. Attenzione, perché poi un istituto di credito, non facciamo nome perché dice non è giusto, però è il credito emiliano, giustamente. Dove avevo soldi miei, non era un fido. Quindi soldi miei. E mi bloccano il conto. E dico scusa, ma guarda che non sono stato io quello arrestato o sono sotto processo. No, sapete, è una procedura standard che adottiamo, i conti sono bloccati, non potete né prelevare né versare né niente, i soldi miei. La sua sfortuna volle che in quel momento, come io mi sono girato, allo sportello c'era la moglie di una delle persone arrestate che operava sul conto del marito, dove lei non aveva neanche la delega. Dice, tu come fai a sapere? Perché l'impiegato delle banche diceva, signore, veramente dovrebbe venire suo marito, non sapendo, non l'avendola riconosciuta. E ho detto, ma come? Quella è arrestato e sta movimentando. E io, chi soldi me, non posso movimentare. Quindi ha detto, adesso informo la procura, quindi figuratevi che tragedia fare queste cose. Un altro fornitore di lunga data, da oltre 20 anni, ci forniva il cemento che serve per fare il calcestruzzo. Un'azienda del nord, che poi... So che di peggio di noi, i nordisti. In 20 anni, credetemi, mai un pagamento in ritardo. Mai. Mai. Né rimandato, né posticipato, né niente. Quindi, miliardi di lire di
forniture, mai problemi. Se non che mi arriva la comunicazione e mi dicono che casualmente, come dice il Sorreggio, è che caso, c'era una direttiva nazionale che da quel giorno in poi, per poter fornire questo cemento, ci voleva una fideiussione oltre il terzo grado di parentela. Cioè praticamente nessuno, cioè doveva venire da lei a dirmi fai una fideiussione che mi devo fornire il cemento. Cioè, ma scusa, ma qual è il problema? Non avete mai avuto problemi? No, sai, una cosa generale. Lì per lì non avevo collegato. Avevo pensato forse pure che fosse vera sta cosa. Però a furia di insistere e a dire ma come? Ma come è possibile? E mi venne spontaneo perché uno degli arrestati era Mazzacatta che forniva pure cemento e altre cose. Ho detto ma allora Mazzacatta stessa cosa fate? No, lui è un cliente privilegiato. Ah, lui è un cliente privilegiato. A furia di insistere, ecco, come si dice, la grande risposta dell'azienda del nord. Anche qua non facciamo nome che non è giusto. L'Italcemento di Bergamo, che ha l'impianto a VIP. Ti fa, no, perché lei, sa, è un uomo, è un morto che cammina. Ah, adesso non sapevo che avevo queste qualità, cioè sono morto e sto camminando, quindi sono uno bravo. Che è stata la risposta. Insomma, scusa, innanzitutto è una cosa che non tiene. Perché, a parte il fatto che siamo tutti morti che camminiamo, perché può morire per infarto, quindi qual è il problema? E anche se io dovessi morire per morte naturale, o per morte accidentale, o per morte voluta, voi siete comunque tutelati. Che discorso sono? Sono discorsi che non c'entrano niente. Ed allora, vista l'amicizia che c'era con questo rappresentante, che poi ha perso il posto per questa cosa, fra l'altro, e mi è dispiaciuto, ha detto, sai, abbiamo avuto pressioni per non fornirti. Peggio per voi, troverò un altro fornitore. E questa cosa si è ripetuta nel tempo, non solo con le del cemento, con altri fornitori, perché se oggi non ti toccano, non è per rispetto, ma è l'Andrangheta, come sapete benissimo, non vuole rumore. Oggi sarebbe anche un attacco allo Stato, vivendo sotto scorta. Allora come io ti faccio morire vivendo? Ti creo terra bruciata intorno. Quindi gli amici, gli operai ne hanno subito di cotte e di crude. Ma dove vai? Andate a stompamo, va a trovare un'altra parte. Sai cosa gli hanno risposto? Perché cosa facevo di speciale con gli operai? Davo solo quello che gli spettava, i loro diritti. Ogni fine mese pagati, ferie, sedicesima, straordinari, festivi, cosa che da noi in molti posti è una cosa straordinaria, ma è una cosa normale. Ci sarà un pamo, però non mi paga, e dice, io devo campare. E questa è stata un'altra vittoria nel campo, no? E quindi, quando ti fanno sta terra bruciata, comincia a essere più difficile la questione, ovviamente. Ma pressione a alti livelli. Di quelle persone arrestate, titolari di aziende, nessuno, ne dico nessuno, ha avuto una verifica fiscale, che dovrebbe essere scontata, no? Cioè, un mafioso, un'azienda, aziende sequestrate e confiscate poi, eppure una verifica non l'hanno fatta. Io ne ho avuto due. Perché la prima, siccome non c'era niente, dice non è possibile che non c'era niente. Sulla pressione degli avvocati dice ne dovete fare qualcuno perché deve avere qualche cosa. Dice allora gli facciamo un verbale inesistente. Tuttora agenzie entrate, finanza, una persecuzione continua. Ma anche dove vai a lavorare, qui sull'autostrada per esempio io ho lavorato un partner, qui veramente non lo dico il nome per una questione di riservatezza, dice noi non ci dobbiamo conoscere perché tu non sei ben visto dall'ANAS, questo lo possiamo dire. Mentre noi lavoriamo insieme all'estero, qua non ci dobbiamo conoscere perché sennò tolgono il lavoro pure a noi. Gli ho detto ma perché non vi mettete dentro un'azienda sana? No, dice lascia stare, non è solo problema in 'Ndrangheta. Che questo se vede l'ingegnere che chiude un occhio ci denuncia a tutti, cioè sei diventato colui un sbirro, cioè quello che trova l'illegalità e ti denuncia. Questo è un altro problema grave che c'è, perché la corruzione, l'illegalità, cioè oggi perché anche non lavori? Perché siccome ognuno nel proprio raggio d'azione ci vuole mangiare,
a capo in bocco, a capo cantiere, al geometra, all'assessore, eccetera. Qualcuno vuole sempre avere qualcosina. Dice, poi la torciata una volta passa. Quindi bisogna approfittare. Questo è uno da mettere di lato. Non solo 'ndrangheta. Ecco la definizione di persone per bene. White list, protocolli legalità. Ma che stiamo parlando? Chiacchiere. E se venissero applicate queste semplici regole, non ci sarebbe bisogno di nient'altro. ANAS, che voi forse, no, forse sicuramente non sapete, collusa con questi ambienti, perché già il fatto di dare l'appalto a General Contractor già qua è marcio, cioè l'unica impresa che poteva fare è l'impregilo condotti, quindi non è che c'è la concorrenza, che si sono spartiti il lavoro eccetera, che ha speso 185 milioni di euro, 370 miliardi di soldi nostri per pagare i mazzetti, legittimando la presenza mafiosa. Dice no, perché sennò le aziende se ne andavano. Ma che discorsi sono? Ma che discorsi sono questi qua? Ma la gente le deve sapere queste cose. Legalmente, attenzione, c'è una voce di bilancio, 185 milioni di euro, ragazzi, che non sono patatine. Questo è il mondo in cui viviamo, perché quello che voi vedete è apparenza, la realtà è tutt'altra cosa. No, io non mi sono sentito detto dallo Stato in senso strano. No, ma io non voglio privilegi, attenzione, deve fare la verifica, falla, ma come fai a me a farla agli altri? Però torniamo al punto, è colpa dello Stato? O è colpa della cosiddetta società civile, delle varie esponenti di associazioni di categoria, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, bla bla bla, che non funzionano, o no? Questo è il punto, lo Stato, visto come... forze dell'ordine, come leggi, come magistratura applicano le leggi e cercano di fare il loro lavoro, niente di più. Sono una metafora calcistica, la difesa, cioè non è che vanno all'attacco, cioè loro vanno dopo che sono successe le... bisogna prevenire. L'attaccante siamo noi, che siamo sempre in panchina, però se non andiamo a fare gol non vinciamo mai questa partita. È la società che manca. Faccio l'esempio più pratico. Se lo Stato desse a me, che produco calcestruzzo, una Sovaria Mannelle, una Candido, un impianto di calcestruzzo per ogni paesetto, pure di quattro gallini, un impianto di calcestruzzo Saffioti, 100 betoniere per ogni paese, secondo lei io lavorerei se non ho il consenso della società? No. Quindi lo Stato che può fare? Fino a un certo punto. Per la stessa ragione per cui la 'ndrangheta esiste, è la stessa ragione per cui io non lavoro. Io ho inteso chiunque possa fare questa scelta, perché sei emarginato dal sistema, ragazzi. E questo è il punto. Non puoi pretendere qualcosa che qualcuno non ti può dare. Lo Stato che fa? Tu vuoi denunciare, hai paura, ti vuoi trasferire, ti prende, ti porta nella parte, con tutte le problematiche che ci sono, quello fa. Ma non ti può dare il lavoro. Oddio, potrebbe fare qualcosa, come ho cercato di inviare delle lettere anche ai politici, perché sono quelle che dovrebbero legiferare, visto che se acquisisci un handicap ambientale, detto create una corsia, non dico privilegiata, ma equiparativa, cioè una percentuale dei lavori, senza vivere dell'assistenzialismo, no? Datela a chi, in base alla propria attività, denuncia, così si ha dignità, non resta in mezzo a una strada, e comunque un impatto sulla società in cui si dice, ecco, non è rimasto indietro. L'ho mandata per par condicio, perché come diceva il dottore, questo è un problema di tutti, non di destra, sinistra e centro. Quindi ho inviato queste lettere a tutti, ma ce ne fosse uno che avesse risposto, proprio per dire, cretino che dici, non dici una cosa che non si può fare. Nessuno, zero, assoluto. E tu combatti, continua qua, non ti devi mai arrendere, perché a furia di battere, dice, a goccia spacca la roccia, ragazzi. No, se ci deprimiamo così, aspettiamo la speranza. Io la speranza, sapete quanto tempo è che l'ho cancellata dal vocabolario? La speranza per me, io voglio certezze. Io quando ho denunciato è perché volevo essere certo di liberarmi di qualcosa. Ero certo che sarebbe stata una vita difficile. Ero certo che, ma ero anche certo che alla fine
i risultati ci sarebbero stati. Personalmente ce l'ho, io più di questo, e ve lo sto dicendo, lo sto testimoniando con i fatti, non che chiacchiere, fatti, documentati, visibili, eccetera, non so che altro fare. Non so se ho risposto alla sua domanda. Allora, se non ci sono, ci sono altre domande? Sì, il primo è stata una lettera, vede, lei ha messo una cosa che è molto importante. I risultati positivi, no? Come ogni calabrese aveva una testa dura, cioè, dopo i primi 10 anni uno dice ma è una battaglia persa, però siccome ero convinto che ci sarebbero stati a furia di essere presenti, ci sono stati. A parte quella lettera che menzionavano prima che è arrivata nell'immediatezza delle denunce, ma questa la dico perché per vedere la differenza che c'è stata nel corso del tempo. Questa è una lettera anonima, che quindi tu ti aspetti che un'altra lettera di minaccia, invece era una lettera bellissima in cui si vedeva tutta la sofferenza del Signore che l'ha scritto, e la sua paura era a tal punto che non solo non si è fermato nella lettera, ma neanche nella busta di fuori. Ci ha messo un nome, Rossi Giuseppe, via San Rocco Palme, che non esiste a Palme, né Rossi Giuseppe, via sì, però questo nome non esiste. E lui là dentro lo dice, l'ho scritto, dice, io non sono così, tu mi conosci oltretutto, però non ti posso dire chi sono. Cioè aveva paura che pure il postino potesse leggere o fosse intercettato. Ecco, siamo passati dall'anonimato a quando sia i ragazzi di Libera e poi altri convegni eccetera eccetera, non solo, qualche altro imprenditore, altre cose sono avvicinate, e un cambiamento c'è, è lento ma è costante, c'è una presa di coscienza, perché io, soprattutto quando parlo con qualcuno, dico io non ti voglio convincere né ti devo convincere, sei tu che devi avere la consapevolezza di quello che devi fare. C'è stato ultimamente anche un ragazzo che ha denunciato, però fino all'ultimo gli ho fatto vedere sempre le spine. Guarda che è difficile, pensaci bene, sei sicuro quello che fai, non pensare che è così. E quindi un altro caso nel tempo fa c'era stato, e questo è un aspetto negativo, perché purtroppo quel ragazzo il giorno prima che doveva andare a fare la denuncia si è suicidato, perché non ha avuto, come dire, la forza di resistere 4 giorni. Ma il cambiamento, credetemi, c'è, è lento, quasi invisibile, ma qualcosa sta cambiando da un bel po' di tempo. Molti riscontri positivi sinceramente li vedo al di fuori, d'altronde poi si dice che nessuno è profeta in patria, no? Fuori li noto molto, ma molto di più, molto, molto di più. Da noi c'è ancora, tra il fatto che purtroppo il sistema giudiziario è quello che è. Cioè, se voi pensate che la gente che all'epoca è stata condannata a 18 anni, ne hanno fatto 4, fra patteggiamenti, sconti, buona condotta, rito abbreviato, eccetera, eccetera. Però stanno prendendo coscienza, piano piano, a me dispiace dirlo, però a volte, spesso, quando si arriva veramente con le spalle al muro, non bisogna aspettare di arrivare con le spalle al muro, o come si diceva una volta, dopo che a rubare Santa Chiara ci mise i portiferro, tu devi cercare di reagire un pochettino prima. E siamo sulla buona strada, perché poi si parla, ora forse si parla pure assai di cose, però io lo noto, lo percepisco. Ora nel mio cantiere c'è la famosa strada vicino a Statale, ci sono talmente uccellini che cantano che devo chiudere le finestre perché mi rompono il cervello, per dire, c'è la gente che viene a trovare, c'è più contatto, c'è il movimento. Perché dipende, è dipeso anche da ciò che hai seminato nel tempo. Io che ho fatto da padre, da banca, da amico, da cugino, qualcuno dice sì, io non mi posso dimenticare, mi deve scusare, prima avevo più paura, c'è un movimento, c'è. Al di là del fatto che ho apprezzato il tuo libro,
Sì, no, forse ce ne sono state pure troppe, voglio. Rete nazionale, tutti. Radio, tutti. All'estero, TV3, Telefono France 1, BBC, CNN, pure Al Jazeera ci sono arrivato. Quindi, ma non è che mi invito io. C'è l'interesse. Negli ultimi 7-8 anni. Sì, no, dal 2010 in poi, più o meno. Se tantissime, tantissime, ma non è il fatto di, anzi non vi nascondo che più di una volta sono un po' restivo a fare queste cose, solo che poi ti convincono perché dici no guarda che è importante perché trasmette qualcosa di positivo, e questo è importante per me, che vi abbia trasmesso qualcosa di positivo, perché fare una sorta di celebrazione, che stavamo coraggioso, bravo, ha demolito la casa, fece chi... Perché anche la casa, vedete, la demolizione della casa non era un gesto di eroismo o di sfrontatezza, di sfida per l'Andrangheta, no. Quello aveva un altro significato. Innanzitutto essere utile allo Stato, perché pensate che pure l'esercito aveva chiesto 200.000 euro per demolire la casa, perché l'esercito non va gratis il genio civile a demolire. Ma era anche un modo per sbugiardare sempre questo famoso sistema, il discorso dei protocolli eccetera, perché dico ma perché non mi avete invitato? Cioè io sono 50 anni che sono qua, create un sistema per cui se noi vogliamo invogliare, perché è vero di solo aria non si può vivere, cioè tranne qualche pazzo come me, voglio dire, qualcuno dice poi dobbiamo guardare la realtà, chi ha debito, cambiale, leasing eccetera, come fai il giorno dopo sei in mezzo a una strada? E allora se tu non metti in condizione di invogliare, ma ripeto, non in forma assistenziale, che è sbagliato secondo me, ma dando delle regole, delle leggi, affinché qualcuno possa dire sì, in effetti ci sono le condizioni, esclusa quella di essere inviato in località protetta, eccetera, fare la vita di, per certi versi, più disagiata, no? E allora mettiamoli in condizione a non avere più alibi all'imprenditore, perché l'imprenditore è l'anima. Qui solo l'imprenditore, l'artigiano, il commerciante può sviluppare questo territorio. Allora metterli in condizione, io questo chiedo sempre, mettetemi in condizione, allora metto in gioco, ma non tanto per me, per gli altri. Fare capire, vede che c'è, quale altra scusa c'hai per non fare questo passo? Perché se lei parlasse con qualsiasi imprenditore, non so se lei è un imprenditore, ma quasi tutti gli imprenditori dicono, se non fai così non lavora, io lo so. Se non paghi, non solo l'Andrangheta, chiede turno, se non unge la rota, come si dice, non cammina. Anche qua mi è venuta in mente un'altra storia di questa famosa rota che non unge, no? Cioè, sono, sul 2017, quindi sono 9 anni che alla Regione Calabria, all'ufficio miniere, cioè, devono rilasciare una licenza per cavare materiale, un'agenzia di cavo, sono sempre secondo, la prossima è la vostra, sono 9 anni, sempre secondo. E allora siccome vicino a me hanno avuto la licenza, scusa ma dall'uno al secondo che c'è di mezzo? Perché se la prossima sono io c'è qualcosa che non funziona. E allora anche là l'amico mi fa, oh Gaetano, essendo un girote come vuoi, ma oltretutto tu sei fregato 2 volte, se non puoi, ne puoi manco ungire, perché oltretutto dici sei ungi e allora vai contro la tua regola, perché non è che puoi tornare indietro. Non solo, quello che viene ungiuto dice questo mi vuole far attaccare, quindi non va bene, è incastrato, dici, non puoi andare davanti. E me lo diceva in modo, ma è così. E allora, abbiamo divagato un attimino. È vero, ci sono queste cose, ma l'imprenditore che ha sempre questa cosa, se non si cambia registro, impostazione, io cerco di toccarle nel punto debole dicendo se tu sei costretto a fare questo vuol dire che sei limitato nelle capacità di inventiva, non hai fantasia, non sai creare, è come il ragazzo che deve copiare il compito, se lui è intelligente, invece di andare dall'amico a farsi copiare il compito, si applica di più, studia, e riesce a superare l'esame. Se tu hai bisogno sempre della raccomandazione, che sia 'ndrangheta, che sia corruzione, eccetera, vuol dire che sei un debole. Molti dicono, debole, non debole, è così, e io non faccio l'eroe, io...
fin quando ci sarà questa autoassoluzione non ne usciremo. Ora lei mi dirà: e perché devo cominciare io? No, ho incominciato io, ora seguitemi. Allora, io credo che sulla penultima domanda, qualcosa, cosa sta cambiando, sia interessante brevemente sentire anche dal suo osservatorio la percezione di Baldessarro. Persone come Gaetano è una, ma ce ne sono anche altre, che si discuta, che se ne discuta nelle scuole, che si facciano i libri, che anche la grande stampa si interessa a queste vicende. Lei faceva l'esempio di Rai 3, ma di Gaetano hanno parlato veramente tutti e della sua vicenda. Manca ancora un pezzo. Quindi cambia in positivo, nel senso che c'è consapevolezza del fenomeno mafioso, c'è consapevolezza del fatto che il fenomeno mafioso è un tappo all'economia, all'imprenditoria e allo sviluppo anche di questa terra. E però siamo un attimo indietro rispetto al fenomeno mafioso, che nel frattempo sta cambiando e sta cambiando rapidamente. Perché il fenomeno mafioso non è più il fenomeno mafioso di 15 anni fa, no? Adesso il fenomeno mafioso si è evoluto ed è diventato molto più fenomeno impresa, no? Cioè, oggi abbiamo l'impresa mafiosa. Io dico sempre che noi dobbiamo fare sempre molta attenzione, perché dobbiamo analizzare il fenomeno per come si è evoluto. Temo che ancora la società, questo vale anche in Calabria, ma soprattutto nel resto d'Italia, si è resa conto che esiste un problema mafie, no? Ma allo stesso tempo non ci stiamo facendo dell'evoluzione del fenomeno stesso. La corruzione, l'infiltrazione del sistema economico fra virgolette pulito, io temo che ci sia, fra parentesi, voglia di mafia. A questo punto da parte dell'imprenditoria anche pulita, perché questi sono evoluti, sono diventati dei facilitatori. Dopodiché le imprese, soprattutto al nord, che non conoscono bene il fenomeno, si come dire, lasciano affascinare da questo fenomeno. Affascinare nel senso che iniziano a farsi due conti in mano e pensano che il fenomeno, no, è conveniente. È rischioso, però se mi metto in mano a questa gente ho più facile recupero dei crediti, per esempio, mi risolvono i problemi con le piccole amministrazioni locali dei comuni, hanno le maniglie giuste in alcuni posti chiave e loro crescono sempre di più e si mettono nelle mani di queste persone. Ho la sensazione che l'imprenditoria, fra virgolette, pulita stia iniziando a pensare che tutto sommato le mafie convengono, e questo è un fenomeno pericolosissimo, pericolosissimo. Questo è l'ultimo step, sostanzialmente. Se perdiamo questa di battaglia, le abbiamo perse tutte. Ed è quello che dice, e in parte diciamo così, no? Se diventa sistema diffusissimo, questo caso, diventa veramente difficoltoso poi. Ed è quello che dice lui. Quando lui dice, attenzione, ognuno deve fare la propria parte, no? E parla alla società civile, fare la propria parte significa anche non lasciarsi affascinare dal fenomeno, perché il rischio più grosso adesso è questo, che noi, come dire, quel confine su cui lui ha alzato il muro, altri lo stanno spostando pian piano. Sì, ma in fondo i mafiosi sono loro, io gli ho dato solo un subappalto, banalizzo. Però il rischio vero è questo per il futuro, per cui abbiamo da una parte un pezzo di società che si rende conto del fenomeno, diciamo, complessivo, eccetera, eccetera. È una parte di società che però pensa alle mafie come un fenomeno ancora inteso in maniera tradizionale. E questo sarebbe sbagliato. Non pensa che è cambiato? Sì, sì, sto dicendo proprio questo, che sta cambiando e noi... È cambiato già. Sì, sì. In alcuni territori sì. Da quando sì, sì, ma certo. In alcuni territori è già cambiato. Ad oggi
c'è un cambio radicale, certo. Perché la mafia non va più nei campi, no? La mafia è l'imprenditore che va, ma è l'imprenditore, però la mafia attinge dove c'è più. Sì, sì, ma non è solo mafia intesa come un cappello, come si chiama, dai, con fucile a ciocolle. Ma infatti fanno a pugna. Quando ho denunciato i miei colleghi imprenditori, hanno stappato Don Perignon del 5016, una marca belle, una cosa costosa. Ma non perché aveva arrestato le persone, perché mi ero dato eliminato. Dice, ora vengono da noi. E ci sono delle intercettazioni, se leggeste l'ordinanza di custodia cautelare, parlavano i mafiosi, non io. Dicevano, cioè, quasi fanno a pugna a chi dobbiamo preferire, perché non è solo pagare a mazzetta, se non sei gradito non vai. Quindi facevano a pugna, o come l'impresa del nord che voleva il contatto mafioso, perché così chi veniva poi a verificare il lavoro avrebbe chiuso gli occhi. Non è che è scemo a pagare a mazzetta, perché tanto, dice, tu quando porti cemento sulla bolla scrivi 10 metri, però ne porti 8. Quei due servono a dare soldi, non da te, tu non perdi niente. Ecco, questo è il sistema grave. E un'altra cosa che vorrei mettere alla luce è di recente, quando si è saputo di quella intercettazione, sai, quando c'era quello che rideva per il terremoto di Amatrice, no? Forse vi è sfuggito una cosa che è ancora più grave. È grave che uno ride delle disgrazie, ma la cosa più inquietante qual è? Cioè, lui non è che rideva perché c'era la possibilità di fare quel lavoro, lui era certo che avrebbe fatto quel lavoro. È questo che è inquietante. Come fa a essere certo tu che ridi, che è caduta a casa, che fa sul lavoro, se non sai quando si fanno i gare d'appalto, come verrà giudicata? Lui rideva che c'era questa possibilità di lavoro ed era certo di fare quel lavoro. Questo è inquietante. Ecco, la mafia bianca la chiamiamo, cioè quella fatta delle cosiddette persone per bene, no? Io d'altronde io non spaccio, non ammazzo nessuno, se non fai così non vai avanti. E questa è la filosofia dell'imprenditore oggi, come diceva lui, gravissima. E di qua è difficile uscirne, attenzione.
Gaetano Soffietti l'ha detto, non è un eroe, però oggettivamente è una persona speciale, oggettivamente, cioè perché quello che ha fatto lui, non so quanti saremmo in grado di farlo, e quindi è un esempio che dimostra che si può fare. Allora, voglio concludere, bella questa frase che hai detto alla fine, il giorno che sarò senza, sarà il giorno più bello del mondo. Speriamo che questo possa capitare presto, anche perché, come diceva Falcone, la mafia, come ogni fenomeno umano, inizia una fine. E c'è un altro aspetto su cui dobbiamo riflettere, che i cambiamenti sociali non sono più quelli di un tempo. Sapete quanto ci vorrà per avere due robot che dialogano tra di loro? Ci siamo arrivati. La settimana scorsa hanno dialogato due robot tra di loro e hanno dovuto interrompere l'esperimento perché parlavano in una lingua sconosciuta. Cioè, quindi i cambiamenti ci siamo arrivati. Ci siamo già. Quindi anche su questo io sono ottimista. Allora, concludiamo questa serata ricca di pensiero, di verità, di realtà. Abbiamo ascoltato la presentazione di un libro che invita, ci dice da che parte stare anche in questa comunità. Abbiamo ascoltato un libro di libertà, un libro di resistenza civile, di passione civile. Ringraziamo quindi Rosario Florindo Rubettino per aver individuato per noi un libro che guarda al domani. Ringraziamo Peppe Baldessarro per aver scritto un libro che rende migliori, raccontando il sistema di questo paese.